Ci siamo, è venerdì e c'è Polifemo, una puntata ricchissima, tanti argomenti, ma tante sono le sensibilità cui cerchiamo di dare risposta, incominciando dalla visita del console della Federazione Russa di Puglia qui a Taranto. Michele Bolettieri ha incontrato l'arcivescovo, ha incontrato i rappresentanti di Confcommercio, ha incontrato il sindaco ed il prefetto. Poi altre parti di Polifemo, interviste all'arcivescovo sulla questione Ilva, il rapporto tra lavoro e salute, la questione immigrazione. E poi ancora un'intervista al consigliere comunale di Taranto Massimo Battista, che ha lasciato il Movimento 5 Stelle, ci spiega le sue ragioni. E poi una parte che vede protagonista il comune di Leporano con il premio Satirion per l'archeologia e l'iniziativa bellissima Faggiano in Rosa, un Polifemo ricchissimo. State con noi. La visita del console russo qui a Taranto, la volontà di incontrarla Sua Eccellenza, un momento anche così simbolico di una cristianità unita, il popolo russo e quello italiano. Certamente, ho accolto volentieri questa visita qualificata perché tutto ciò che favorisce l'unità, mettere insieme le energie migliori che ci sono, in questo caso proprio le energie legate alla fede, allo spirito, a far dialogare le persone tra di loro, ad abbattere le differenze, abbattere i muri, incontrarsi, ha un riflesso enorme sul dialogo ecumenico tra le varie chiese cristiane, ma anche un riflesso molto importante negli aspetti sociali, come possibilità di scambio, di incontro, di imparare gli uni dagli altri, di condividere le difficoltà, di indicare come possono essere superate. Questa è un'opportunità di dialogo, di costruzione di un cammino comune e quindi un'opportunità straordinaria, soprattutto perché si prospetta la visita, la possibilità della visita di un uomo, di una personalità di cultura elevata come il patriarca Ilarion. Console, la sua passione, il suo affetto per Taranto e la volontà di incontrare i vari soggetti istituzionali e non comunque rappresentativi del territorio, la sua presenza qui con l'arcivescovo. Noi cerchiamo di svolgere attività che portino poi il risultato finale, non è soltanto quello di un miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni, ma anche quello del perseguimento della pace. E il dialogo, cui faceva accenno Sua Eccellenza Santoro, interreligioso, è un veicolo per la comprensione tra le genti e quindi per l'edificazione della pace, di cui si ha tanto bisogno. E la Puglia può svolgere un ruolo fondamentale in questo quadro per la stabilizzazione del Mediterraneo che in questo periodo è turbato da immigrazioni epocali e da gravi crisi economiche. Noi come consolato, io come console di Russia, tra l'altro sono anche console di San Marino, ho fatto del consolato, che ha sede sulla muraglia a Bari, in bella posizione che guarda l'Oriente, una specie di pianta, di albero della pace, che faccio annaffiare dall'entusiasmo, dando io l'esempio ovviamente, dall'entusiasmo e dalla passione di tanti cittadini che vogliono partecipare. Ecco, noi invochiamo la partecipazione, e la partecipazione dei cittadini la si può avere e la si ha se c'è comprensione, se c'è chiarezza, se c'è nobiltà negli intenti e se c'è l'esempio. La società civile può raggiungere dei grandissimi risultati inaspettati solo attraverso il sacrificio, l'impegno, la passione, e solo così si ottengono risultati di interesse generale. Ugo Lo Martire, la graditissima e preziosa
presenza del console russo qui a Taranto, un giro per la città incontrando vari soggetti istituzionali. Siamo partiti dall'arcivescovado, l'incontro con Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro, un momento importante, quello di un legame forte con le nostre origini cristiane. Sì, un momento importante, siamo stati gentilmente ricevuti dall'arcivescovo di Taranto, è un momento di scambio, di sia religioso che culturale, anche la venuta a Taranto del console onorario della Federazione Russa, è un momento importante per il nostro territorio e poi proseguiremo con l'incontro delle altre istituzioni della città. Un modo per far crescere Taranto, un modo per far crescere Taranto, questi scambi portano certamente benefici al territorio. Sicuramente, bisogna fare conoscere la nostra città, che è una città meravigliosa, una città bellissima, e portarla all'attenzione e alla conoscenza dei russi sicuramente può portare dei benefici al nostro territorio. Alla luce proprio del fatto che c'è uno scambio, quasi un'empatia, oserei dire, tra popolo russo e popolo italiano. Sì, e in questo contesto bene si inserisce anche uno scambio importante con quella che è una città importantissima, la città di Taranto, quindi tra il popolo russo e il popolo tarantino. Direttore Colella, dicevamo una realtà, quella tarantina, che vive momenti difficili, ma attraverso questi scambi culturali e commerciali si può dare fiato alle nostre imprese. Certamente siamo in un momento di ricerca, di diversificazione delle fonti economiche del territorio, quindi bisogna guardare in diverse direzioni, questa sicuramente è una di quelle, no? Negli ultimi mesi la Russia ha avviato delle importanti azioni sul nostro territorio, quella del consolato aperto a maggio, l'avvio di una linea aerea settimanale, quindi una grande attenzione. Sappiamo che il mercato russo è un mercato che ha grande interesse, per esempio per il turismo in Puglia, per noi che sul turismo intendiamo certamente puntare, no? Come percorso di recupero, quello del mercato russo può essere una cosa interessante, ma queste altre cose certamente avremo modo di vedere con calma. È solo un inizio, un incontro propedeutico ad altri sviluppi. Certo, è stato un saluto, una conoscenza, su questo lavoreremo. Alberto Mosca, vicepresidente di Confcommercio Taranto, con delega appunto al commercio. Beh, parliamo di questa ipotesi di commercio con la realtà russa. Sì, oggi abbiamo avuto il piacere di avere la visita del console, che ci ha permesso di capire quelle che possono essere dei nuovi contatti che potrebbero essere interessanti anche sotto l'aspetto imprenditoriale, perché ci possono essere dei collegamenti tali da poter portare degli eventuali investitori anche sul nostro territorio, un territorio che sta cercando di guardare oltre quello che è stato l'aspetto di ieri dell'industria, anche sotto l'aspetto del turismo, e quindi, siccome noi crediamo fortemente in una diversificazione, speriamo di poter attrarre ulteriori investimenti. Console, prosegue il suo percorso oggi a Taranto, visita alla Confcommercio. Scambi commerciali tra la realtà russa e quella ionica sarebbero davvero auspicabili, oltretutto grazie al cielo il territorio tarantino offre tantissimo. Io ho avuto grande piacere a incontrare gli amici della Confcommercio e dal colloquio che è intercorso con loro è emersa la necessità di mettere a fuoco un progetto, dei progetti, diciamo, attraverso un tavolo in cui il consolato sarà presente per individuare progetti di sviluppo da sottoporre poi al mercato russo e mettendoci tutta la forza per sostenerli adeguatamente.
Luciano Di Giorgio, componente del direttivo di Confcommercio Taranto per quanto riguarda gli stabilimenti balneari. Questo incontro col console è propedeutico anche a un discorso turistico. Aprire la realtà di Taranto anche a scambi appunto con la Russia, quindi un interscambio che non può che promuovere le nostre risorse, che far decollare il turismo, sprovincializzare Taranto. Esattamente Luigi, la nostra idea è quella di sprovincializzare Taranto, mandarla fuori regione, farla conoscere fuori dai confini nazionali, attivando delle convenzioni e delle collaborazioni con la Federazione Russa attraverso il Consolato di Bari, e nei prossimi giorni porteremo il console in spiaggia, faremo visitare le spiagge del litorale tarantino per fargli vedere quelle che sono le nostre realtà e le nostre bellezze locali. Adriano Di Giorgio, rappresentante dell'AGIS e dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema. Nel suo intervento il console ha fatto anche riferimento a elementi, a situazioni cinematografiche. Taranto sta diventando una realtà che, nonostante i suoi tantissimi problemi legati alla grande industria, diventa anche set cinematografico. Sicuramente questi scambi con altri paesi, con la Russia, rendono ancora più attrattivo il nostro territorio. Assolutamente sì, oltre alle produzioni cinematografiche che grazie alla Sanfilm stanno caratterizzando questo periodo a Taranto, ci saranno diversi film che continueranno ad essere girati nella nostra città e quindi saranno fonte di promozione anche turistica e culturale. Però il console parlava anche di un aspetto a livello teatrale, cioè quello di portare, di fare uno scambio anche di spettacoli e quindi di portare quelli dell'est qui in Italia e di esportare i nostri magari in Russia. Siccome noi abbiamo anche delle bellissime produzioni, anche Taranto ha delle realtà teatrali, oltre il Crest c'è anche la nostra compagnia, la nostra scuola di recitazione diretta da Clarizio Di Ciaula, che è appena stata in Sicilia a presentare al Segesta uno spettacolo bellissimo, un Amleto molto particolare. L'obiettivo è quello di creare questo scambio e di far venire la gente, perché Taranto dovrebbe vivere di questa, tra virgolette, famosa alternativa che necessita tantissimo. Ugo Lo Martire, si è aperta una breccia, si è aperto un fronte, quello di far sì che l'economia tarantina possa trarre benefici da questi contatti, una grande apertura da parte di Confcommercio rispetto appunto alla presenza del console, un percorso alternativo per Taranto, sfruttare le nostre risorse. Sì, una prima fase di scambio di conoscenza tra il console della Federazione Russa e i vertici della Confcommercio Taranto, e successivamente, dopo questa fase di conoscenza cordiale, questo incontro cordiale, ci saranno successivi incontri su argomenti specifici, ed era importante inserire Taranto, la Confcommercio Taranto, in questo contesto che guarda verso la Russia, che è un contesto importantissimo poiché la Russia oggi è una potenza economica notevole nel puntando mondo. Proprio al contatto con le varie categorie produttive. Certamente, con le varie categorie produttive della città. Come dicevo prima, Taranto è una città meravigliosa e bisogna inserirla in un contesto, quello di scambi con la Federazione Russa, che possono dare un beneficio al nostro territorio. Eccoci ora a Palazzo di Città per l'incontro tra il console ed il sindaco Melucci, una lunga chiacchierata proficua proprio per puntare sulle risorse del nostro territorio in uno scambio con la realtà economica e commerciale russa. Ultima tappa del giro del console qui a Taranto in prefettura. Signor prefetto, sicuramente un incontro piacevole per lei visto il rapporto di amicizia di lunga data che la lega al console, ma anche un momento per far sì che la nostra Taranto abbia contatti internazionali con la comunità russa.
Sì, un incontro molto importante. Intanto Michele Bollettieri, io lo conosco da tanti anni, è un riferimento importante sul nostro territorio, sempre attivo nel settore culturale, quindi ho avuto modo di apprezzarlo negli anni. E ora riveste questo ruolo importante, quello di console onorario della Repubblica Russa. Indubbiamente la Russia è un player internazionale con il quale il nostro paese e la Puglia in modo particolare ha rapporti molto stretti. Ricordo proprio durante il periodo nel quale ero a Bari come capo di gabinetto della prefettura le visite di Putin e di Medvedev, uno dopo l'altro, proprio in relazione alla presenza anche della comunità russa che è legata a un rapporto religioso con San Nicola. E Taranto, che è in qualche modo il porto pugliese che si apre ai commerci con l'est europeo, si apre naturalmente a un rapporto, una relazione sempre più stretta con la Repubblica Russa e con i soggetti economici che sono interessati a sviluppare interventi e iniziative economiche su questo territorio. Console, il piacere sicuramente di trovare un amico in questa visita istituzionale. È un grandissimo piacere perché abbiamo vissuto insieme esperienze che Sua Eccellenza ha voluto benevolmente ricordare, esperienze nel campo artistico, culturale e anche sociale, perché erano progetti d'arte e cultura per con la città, cioè a favore dei soggetti deboli della città di Bari. Non v'è dubbio che il consolato che ha competenza territoriale in Puglia è a disposizione delle istituzioni, delle autorità, degli operatori per realizzare e organizzare quelle iniziative, quelle attività volte ad incrementare i rapporti di internazionalizzazione delle due comunità e delle realtà produttive. Posso dire che Sua Eccellenza l'ambasciatore Sergei Razov è a conoscenza di questo mio tour, di queste mie visite e mi ha pregato di porgere ai livelli istituzionali, primo fra tutti a Sua Eccellenza Dottor Cafagna, il suo saluto personale con la promessa che quanto prima verrà a Taranto. Grande piacere. Per concludere, console, com'è andata questa giornata, questo tour tarantino? Ormai è quasi di casa a Taranto. Grazie per questa accoglienza e per questo auspicio che io possa diventare sempre più di casa. Vuol dire che ci saranno delle iniziative, ci sarà un fervore, delle attività. Cioè, questo mi ha molto impressionato, la disponibilità, l'entusiasmo anche con cui viene accolto non la persona che è ben poca cosa, miserabile cosa del console, ma il rappresentante di un popolo, di un governo con cui la comunità tarantina sente naturalmente un'empatia, un trasporto direi quasi antropologico, se così vuol dire. Bene, e allora signor prefetto, vi lasciamo magari a uno scambio di ricordi all'intento forte di far crescere Taranto attraverso lo scambio, il rapporto proficuo e continuo tra le due comunità. Molte grazie. Bene, Ugo Lomartire, che è stato l'organizzatore di questo tour del console a Taranto nella giornata di oggi. Così il momento delle conclusioni, delle riflessioni, una mattinata piena, intensa, ma molto proficua perché sono stati così, come dire, lanciati i semi per una collaborazione tra Taranto e la Russia. Sì, c'è da dire che ho trovato sicuramente tutte le istituzioni disponibilissime, ampiamente felici di avviare questo dialogo con il Consolato della Federazione Russa e adesso si parte con questo dialogo che è avviato in maniera cordiale e che può portare degli sviluppi positivi per il nostro territorio. Qualche minuto per gli obblighi pubblicitari e poi al rientro Polifemo con alcune interviste all'Arcivescovo di Taranto. Temi caldi, parliamo di Ilva, parliamo di immigrazione e tanto altro ancora. Pubblicità.